Oggi voglio affrontare per qualche istante con voi un argomento che ha certamente un peso, ma che come psichiatra, come psicoterapeuta e anche come essere umano, arriva di frequente, nel mio campo informazionale, arriva di frequente nel mio studio, arriva di frequente nelle lettere che mi scrivono e che è il lutto. Fa parte dell'esperienza della nostra vita, innegabilmente. Prima o poi ci confrontiamo con l'esperienza della perdita. Già Freud si era occupato di questo aspetto e aveva analizzato profondamente le dinamiche che hanno a che fare con il lutto, con la perdita di un oggetto, come si definisce nella psicanalisi, un oggetto della relazione, un oggetto d'amore, su cui noi abbiamo investito parti di noi, tant'è che quando subiamo un lutto è come se perdessimo un pezzo di noi e tutto il lavoro di elaborazione del lutto, cioè il lavoro per digerire il lutto e affrontarlo e uscire, oltrepassare la soglia di quell'esperienza, sta proprio nel poter ritirare progressivamente quella parte di noi che avevamo investito su quella persona, o su quel progetto, o su quel lavoro, o su quella relazione, e riportarla dentro di noi. E forse detto in questo modo, teorico, si comprende, ben si comprende, ma, nella pratica sappiamo quanto, il lutto può condizionare anche per anni la vita di una persona. Come psicoterapeuta mi trovo spesso di fronte a persone che arrivano con un sintomo che può essere anche di tipo somatico, oppure un sintomo d'ansia, o delle difficoltà esistenziali, e lavorando insieme su quello che provano nel qui ed ora, sulle loro emozioni, così come le sperimentano, molto di frequente, forse più di frequente di quanto non si pensi, emerge un lutto che magari è accaduto dal punto di vista della biografia anche molti anni prima, anche 10 anni prima, anche 15 anni prima, mi è capitato anche 30 anni prima, ma che non è stato mai elaborato completamente. E questo forse anche perché noi siamo storicamente in un'era che il lutto lo rifugge. Provate a pensare a che cosa accadeva in passato, a che cosa accadeva nell'antichità. C'erano dei rituali. C'erano delle procedure, non che oggi non ci siano, ma certamente sono svuotate di un significato, tranne in rari casi, sono frettolose, sono vissute come delle procedure da sbrigare, piuttosto che come esperienze da vivere. Pensate a che cosa poteva essere la preparazione di un funerale nell'antichità, pensate ai lacrimatoi dell'antica Grecia, piccole ampolle di vetro finissimo, delicatissimo, che raccoglievano le lacrime. E c'è un famoso detto di Cicerone: Nil lacrima citius arrescit, niente più di una lacrima si asciuga velocemente. Come a dire che la lacrima va versata, va raccolta e deve avere un tempo che non è neanche così lungo in verità per potersi asciugare. Tant'è che l'utilizzo dei lacrimatoi segnava il tempo del lutto. Le lacrime venivano raccolte come qualcosa di prezioso, come qualcosa che contiene effettivamente il senso profondo di quella relazione di cui ora bisogna vivere la perdita. E quando le lacrime si asciugavano, quando il lacrimatoio tornava ad essere asciutto per evaporazione delle lacrime e forse rimaneva sul fondo soltanto qualche granello di sale, sapete che le lacrime non sono semplice acqua, no? Contengono alcuni oligoelementi, alcuni sali. Ecco, quando rimaneva forse soltanto il cristallo di sale dopo l'evaporazione del liquido, il tempo del lutto era cambiato, perché il lutto è un processo che ha delle fasi, che oggi conosciamo, che la psicanalisi e la psicoterapia ben riconoscono. La prima fase, che è una fase di negazione, di difesa profonda, di dissociazione da quello che è accaduto. Quante persone mi hanno detto: ma non mi sembra vero. In alcuni momenti mi sembra che quella persona non c'è più, o che quella relazione sia finita, e poi 10 minuti dopo mi sembra che invece non è cambiato niente, che quella persona da un momento all'altro possa tornare a casa o che
Possiamo progettare le vacanze con il partner che invece ho deciso di lasciare, perché tenete presente che il lutto non è necessariamente legato a una perdita decisa da altri o decisa da una malattia o da una morte improvvisa. Può essere anche un lutto che io stesso metto in atto nel momento in cui scelgo di lasciare andare qualcosa, ed è per questo che facciamo così fatica a lasciare andare qualcosa o qualcuno, sebbene sappiamo che dobbiamo farlo. E allora accade che c'è una prima fase in cui c'è una sorta di alternanza tra quello che è in essere e quello che invece era prima. E il gioco tra il presente e il passato, si alterna molto rapidamente. Ci sono persone che mi hanno raccontato di avere avuto dei déjà vu o comunque dei flashback di situazioni già vissute come se fossero in essere in quel momento e poi risvegliarsi bruscamente, rendersi conto che non era più così, con tutta quella sofferenza che questo comporta. E poi subentrano altre fasi, il contatto con il dolore, il contatto con la sensazione di essere vuoti, di essere mancanti di qualcosa e anche contemporaneamente la rabbia. La rabbia perché si è stati lasciati, la rabbia perché quella persona se n'è andata troppo presto, la rabbia per l'impotenza di non averla potuta aiutare. Ci sono tanti aspetti in questo processo, un processo che pensate, persino il DSM, cioè il manuale statistico diagnostico dei disturbi mentali, che è una sorta di guida diagnostica per tutti i medici, gli psichiatri, nella classificazione dei disturbi della psiche, persino il DSM riconosce che non si possa parlare di un disturbo, cioè di qualcosa che è al di fuori della fisiologia, prima che sia passato almeno un anno, e addirittura si considera che fino a 2 anni non si debba parlare di patologia se una persona soffre e patisce per un lutto, per la perdita. Come a dire che questo tempo è un tempo da vivere, solo che un passato si viveva attraverso appunto rituali, pratiche. Esisteva un tempo per soffrire, un tempo per stare nel vuoto, un tempo per stare nella mancanza. Oggi è molto più difficile, perché dobbiamo correre, perché dopo che abbiamo fatto il funerale c'è un altro impegno, o perché già durante il funerale dobbiamo mettere una foto su Facebook e in maniera quasi, direi, grottesca, gli altri cliccano mi piace. Ed è un modo per starci vicino, ma è così distintono rispetto all'emozione che proviamo in quel momento. Allora capite bene che quello che voglio trasmettervi è l'idea che non esiste in verità un'esperienza negativa o positiva, esiste come noi la viviamo. Un lutto può essere connotato come un'esperienza negativa perché ovviamente produce delle emozioni che noi non vorremmo sentire: la tristezza, la rabbia, il senso di smarrimento, il senso di vuoto, anche la paura. Ma nel momento in cui noi le viviamo, nel momento in cui noi entriamo in quelle emozioni e ci diamo il tempo e il permesso di sentirle, e se non ce lo danno ce lo prendiamo, allora cambia tutto, perché il lutto è anche un'iniziazione. Diceva Terzani, poco prima di morire, al figlio: ricordati che ci si parla anche nel silenzio. Allora il lutto è anche l'occasione di entrare in quelle sfere dove nella vita quotidiana non entriamo, là dove non ci si parla più con le parole, là dove si toccano degli strati invisibili e non c'è bisogno di andare da un sensitivo, di andare da un medium per fare questo, perché in realtà è tutto dentro nel nostro cuore. Le persone che noi amiamo, le esperienze che abbiamo fatto, sono custodite nell'archivio del cuore costantemente. Dobbiamo soltanto prenderci il tempo di stare lì. E abbiamo, ad esempio, presso FP Group una collega, che è la dottoressa Greco, che si occupa specificatamente, tra le altre cose, di questo, anche ad esempio con familiari di persone che sono portatrici di malattie, a rischio di morte, a concreto rischio di morte. Siamo tutti a rischio di morte in qualsiasi momento, ma in certe condizioni questo diventa più probabile o addirittura viene comunicato dal medico, le famose diagnosi di malattia terminale. E ci siamo resi conto, io stessa e anche questa collega che collabora con me, di quanto è importante spingere anche le persone che sono familiari e che stanno accanto a una persona che sta facendo quel processo, spingerle a stare lì, a vivere quell'esperienza. Pensate che ho avuto una collega
medico anche lei, che si è rivolta a me proprio in concomitanza con la malattia del padre, a cui era molto legata, proprio nell'ultimo mese in cui il padre era ancora in vita, e mi diceva: vorrei fuggire, vorrei non stare in quella camera di fianco a lui che soffre e so che se ne andrà. E l'ho spinta a restare lì e a vivere momento per momento quello che stava accadendo. L'ho spinta a superare la paura di sentire che noi esseri umani abbiamo costantemente. Siamo così spaventati dal sentire, così timorosi di essere invasi dall'intensità di qualcosa. E dopo qualche mese che il padre era mancato, che aveva lasciato il corpo, lei è tornata. E ci siamo viste per un incontro e mi ha detto: ti sembrerà incredibile, ma forse no, perché forse tu quando mi hai spinta a vivere questa cosa lo sapevi, però sembra incredibile che io lo dica. Questa è stata una delle più belle esperienze della mia vita, non perché io abbia gioito, ma perché io e mio padre in quel momento eravamo veramente vicini. Allora, il lutto è un'esperienza che colpisce tutti quanti e che non lascia nessuno escluso nelle sue varie forme, prima o poi, e che certamente è un'esperienza di grande pesantezza, di grande difficoltà, di grande peso nella nostra esistenza. Ma noi non siamo qua per essere persone tiepide e non siamo qua per essere persone che stanno alla superficie soltanto delle cose e del fare. Probabilmente siamo qua per essere innanzitutto degli esseri senzienti e per essere intensi. E allora il lutto può diventare un rito doloroso, certamente, ma un rito profondissimo di iniziazione a degli strati più sottili della nostra esistenza. E ritengo come terapeuta che se si deve chiedere un aiuto nel vivere un lutto, questo è il tipo di aiuto che si deve chiedere, cioè l'aiuto a poter essere in quel momento sacerdoti o sacerdotesse di un rito di iniziazione che ci permette di sentire qualcosa che è molto profondo dentro di noi e che è una grande ricchezza, anche se in quel momento versiamo delle lacrime.